dedicato a Sergio Fiorentino. Di Carla Di Leni. Carla Di Lena vi dà la buonasera all'inizio di questa seconda puntata dedicata al pianista Sergio Fiorentino, di cui vogliamo ricordare e ricostruire la vicenda musicale e biografica a 10 anni dalla scomparsa. Nella prima trasmissione abbiamo delineato un primo ritratto di Sergio Fiorentino con Riccardo Risaliti, pianista, insegnante ed esperto di storia dell'interpretazione pianistica. Abbiamo accennato alla singolare storia di questo pianista, ufficialmente morto giovane e poi prodigiosamente risorto al pianoforte, per citare una metafora utilizzata dall'autorevole rivista internazionale International Piano Quarterly. Questo Lazzaro redivivo, così viene definito da Charles Hoppings, l'editorialista, era tornato alla tastiera nelle grandi sale da concerto solo intorno ai 60 anni, dopo aver interrotto per una serie di circostanze sfortunate una brillante carriera internazionale. Ma oggi vogliamo ripercorrere questa vicenda biografica e musicale dall'inizio e ascolteremo diversi documenti inediti. Sia esecuzioni, ma non solo. Per cominciare, ci affidiamo infatti alle parole dello stesso Sergio Fiorentino, che nel 1995 mi rilasciò un'intervista, forse l'unica in ambito italiano, come abbiamo già annunciato. Era destinata alla carta stampata e non avrei mai creduto che in futuro sarebbe stata un raro documento audio. Dunque, premettiamo che la qualità tecnica, i rumori di fondo, eravamo nella hall di un albergo di Fiuggi, e il tono conversativo non sono quelli di una intervista radiofonica vera e propria. Parlando dei suoi maestri, quelli più importanti, quelli che hanno contato di più. Guardi, si può dire che io ne abbia avuto 3 nel corso della mia vita. Uno è stato il maestro che mi ha curato dall'inizio fino al diploma. È stato Finizio, Luigi Finizio, che era un ottimo didatta. Per un anno Finizio fu bloccato a Roma perché aveva un figlio a Roma e andò a trovarlo e il contemporaneo ci fu lo sbarco degli alleati, anzi, quindi restò a Roma per un anno. E io passai in classe di Lenza, che era un eccellente maestro. E ci sono stato lì per un anno, ho fatto l'ottavo anno con lui, poi Finizio ritornò a Napoli e ripassai un'altra volta con lui. Però quell'anno che ho passato con Lenza mi è servito molto. E poi per un mese sono stato a Salisburgo con Secchini e dal punto di vista musicale questo è stato estremamente importante per me, molto musicale. Ormai vabbè dal punto di vista diciamo didattico, di quello tecnico, della formazione, ero stato formato in un certo modo, però per quello che riguardava proprio l'approccio alla musica, il capire, il cercare di comprendere le ragioni della musica, per me Secchini è stato molto, molto utile. E poi questi concorsi nei quali lei ha avuto delle affermazioni molto importanti. Ma in realtà ne ho fatti pochi, ne ho fatti solamente 3. Il primo lo feci a Monza, era il concorso nazionale di Monza, e era il primo che si faceva, insomma, l'unica cosa importante a quell'epoca che faceva sensazione che ci fosse Michelangelo in commissione, insomma. Certo. E vabbè, quello mi andò bene, vabbè. Poi andai a Ginevra, sì. E lì presi il secondo, sì. E poi andai a Genova. E lì ebbe il primo premio, quindi da allora poi non ne fatti altro. Fiorentino ci ha dunque accennato ai suoi maestri in conservatorio, ai suoi concorsi, sempre però con attenzione alla realtà presente, considerando le difficoltà dei giovani pianisti di oggi. Con la solita modestia che lo contraddistingueva, cita velocemente i concorsi vinti e ne tralascia qualcuno. Per dovere di cronaca specifichiamo che a Monza, oltre a un secondo con primo non assegnato e con Michelangelo in commissione, vinse il primo nella categoria della musica da camera in una formazione di trio. A Napoli vinse diversi concorsi, tra cui il Rossomandi nel 1948, ma i più importanti furono sicuramente il concorso di Ginevra, in cui vinse il secondo premio, e quello di Genova. Del concorso di Ginevra abbiamo un prezioso documento audio che ci è stato gentilmente concesso da Ernst Lumpe, un collezionista di dischi tedesco, estimatore e amico di Sergio Fiorentino, che ebbe un importante ruolo nella ripresa dell'attività del maestro. Siamo nel 1947, in una prova di concorso a Ginevra, una competizione prestigiosa, come sappiamo, che ha laureato pianisti del calibro di Benedetti Michelangeli. Allora, da questo concorso ascoltiamo
dal primo volume del clavicembalo ben temperato di Bach, il preludio e fuga in La minore. Chiediamo ancora ai nostri ascoltatori di sorvolare sulla qualità audio. Ricordiamo la data di registrazione, 1947, e il fatto che si tratta di versamenti da dischi a 78 giri. Bach, così limpido, così equilibrato nell'evidenziare il disegno contrapuntistico, non è che un preannuncio di tutto il Bach che Fiorentino ha eseguito e inciso successivamente. Sappiamo quanto scorrevole e naturale appaia sotto le sue dita la scrittura bacchiana, ma anche di questo avremo modo di riparlare.
Una certa impressione però della sua maturità musicale, in un repertorio molto diverso, possiamo averla da ancora un'altra esecuzione pervenutaci dal concorso di Ginevra, ed è la Fantasia opera 49 di Chopin. Ascoltiamola. Thank you.